Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vediamo i top e flop low cost del periodo. Parto subito perché ho veramente tantissimi prodotti, vi dico solo che vedremo tanti prodotti di Kiko, in particolare delle collezioni limitate, perché nel tempo ho avuto modo di testarli e ora che ci sono i saldi mi faceva piacere darvi le mie opinioni sui prodotti che ho provato, insomma, in questi mesi. E partiamo subito. Allora, primo fondotinta di cui voglio parlare super low cost è questo di Astra. È il Transformist Foundation and Concealer Super Coverage Semi Matte Foundation. Io ce l'ho in due colori, 01 e 02, perché il mio colore è proprio quel mix tra i primi due colori. Allora, è difficile fare il mix perché questo fondotinta ha l'applicatore a spugnetta, come se fosse un maxi correttore. Quindi è un po' difficile mixarli, però se trovate il vostro colore è molto comodo perché appunto lo mettete sul viso e poi lo stendete. Allora, secondo me è un fondotinta abbastanza valido, per essere molto low cost, gli perdono le sue pecche, ecco. È un fondotinta che su di me con la pelle molto grassa tende a lucidarsi, quindi non ve lo consiglio se avete la pelle grassissima perché tenderà a muoversi a un certo punto. Se cominciate a buttare fuori sebo e magari vi toccate un po', comincerà a spostarsi. Su di me non lo fa, non si è mai spostato, però comunque vi dico cosa ha fatto su di me, come mi sono trovata. Il fondotinta è molto coprente, quindi secondo me può andare bene per chi ha cuprose, cicatrici d'acne, acne o altro da coprire, perché appunto è molto coprente, però ovviamente con la contropartita che comunque è un fondotinta che si vede che c'è, si vede che ce l'avete e se non lo stendete molto bene potrebbe darvi l'effetto un po' mascherone, quindi va un attimo lavorato. Per il resto è un fondotinta abbastanza valido perché comunque si stende bene, si comporta bene durante il giorno, a parte il fatto che su di me si lucida. Ed è super long lasting, questo veramente sì, è molto long lasting. L'unico problema che ho con questo fondotinta è che se ho la pelle leggermente più secca del solito in alcuni punti, come la bocca, la fronte o lati del naso, eccetera, tende a enfatizzarmi le pellicine o comunque la secchezza. Quindi, tirando le somme, lo consiglio tantissimo a chi ha la pelle normale. Quindi non ha zone particolarmente secche né zone particolarmente grasse, a chi ha tanto da coprire e vuole un fondotinta low cost e a chi cerca durata in un fondotinta a basso costo e non ha esigenze particolari di antilucidità oppure idratazione, perché non è un fondotinta né idratante né molto opacizzante, quindi diciamo che può andare bene per una pelle normale che ha problemi da coprire, può essere un fondotinta veramente valido. Comunque, se lo volete provare e non avete la pelle magari molto normale, ma magari un po' più grassa, un po' più secca, secondo me si può tranquillamente anche provare perché essendo un fondotinta veramente molto low cost, è alla portata un po' di tutti, ecco, si può provare tranquillamente senza avere troppe remore, ecco. Sempre di Astra, vi voglio parlare del concealer, quindi Long Stay Concealer, correttore a lunga tenuta, nel colore 02. Anche questo ha l'applicatore a spugnetta. Fatto così, va molto bene come correttore da viso perché si setta bene anche se va comunque fissato. Va abbastanza bene per le occhiaie, purché non abbiate troppo le occhiaie troppo accentuate. Se avete occhiaie blu, verdi, viola o marroni, veramente intense, non va molto bene. Come tutti i correttori, diciamo beige, non vanno bene su occhiaie molto importanti. E quindi vi consiglio sempre una cromocorrezione, però se avete occhiaie medie o diciamo avete solo qualche segnetto, non avete occhiaie, va molto bene per illuminare e uniformare la zona. Si setta bene, si stende bene, è abbastanza long lasting e se lo fissate rimane là dov'è, non si sposta, quindi veramente consigliato per essere un correttore molto low cost, super consigliato. Altro fondotinta che in questo caso non mi sento di dire che è molto low cost perché l'ho pagato intorno ai 22 euro, che per me non è un prezzo da fondotinta low cost, è questo di Wycon, il Cover Boss. Allora, questo è un full coverage foundation, confermo, è super mega iper coprente.
In più è abbastanza opacizzante, quindi una volta che l'avete steso si asciuga e non tende a farvi lucidare di più del normale. Se non lo settate, lucida, perché una volta ho provato a non fissarlo e mi ha lucidato tantissimo. Se invece lo settate bene, anche 5-6 ore senza ritoccarlo tranquillamente, a me la fate tranquille proprio. Non mi sono neanche accorta che erano passate così tante ore perché avevo la base praticamente perfetta. Allora, unico neo di questo fondotinta, come tutti i fondotinta molto coprenti, è un po' pesante, quindi è molto cremoso, un po' denso, un po' spesso, va lavorato bene con la spugnetta. Io lo utilizzo con la spugnetta bagnata col Fix Plus e in questo modo mi dà una base molto coprente ma naturale. Non so come sia possibile questa cosa, però con questo metodo sono riuscita a trovare il giusto equilibrio tra buona coprenza e effetto piuttosto naturale, quindi alla fine mi dà un risultato satinato, di pelle satinata più che molto opaco, non segna particolarmente le zone secche. Io ho problemi soprattutto nella zona delle rughe della bocca e delle rughe di espressione sulla fronte. Di solito tutti i fondotinta tendono a segnarmi, questo mi segna molto meno di altri fondotinta. Nel complesso sono contenta perché pur avendolo pagato 22 euro, che non è poco per un fondotinta di una marca low cost, sono contenta perché lo sto usando tantissimo, tant'è che già si vede il segno e sono arrivata più o meno qua, che è molto strano per me per un fondotinta perché ne ho tantissimi e li faccio girare spesso, quindi è raro che io porti a termine completamente un fondotinta oppure che io lo consumi spesso perché lo usi spesso. Questo lo sto usando tutti i giorni e devo dire che mi piace molto, è un super consigliato. Adesso che ci sono i saldi, probabilmente costerà anche meno, quindi mi sento di consigliarvelo tantissimo. Non ve lo consiglio se avete la pelle secca, perché secondo me vi segna tanto. Però anche qui fate le vostre prove. Se volete provarlo, andate in negozio, fatevi fare un pottino e provatelo. Per chi ha la pelle misto grassa o grassa, secondo me va abbastanza bene, perché appunto ha un effetto molto coprente, di pelle satinata barra opaca e opacizza a lungo la pelle. Secondo me può andare benissimo anche questo per chi ha problemi da coprire, quindi brufoli, macchie, cicatrici, copros, va benissimo perché appunto è molto coprente. L'unico neo è che è leggermente pesante, però insomma si può ovviare questa cosa con metodi diversi, ecco, di applicazione o stesura. Ultimo fondotinta di cui vi parlo, purtroppo è un super mega iper bocciato ed è il fondotinta di Kiko della linea Sicilian Notes. Questo è il Full Coverage Hydra Foundation nel colore 02 Porcelain. Il colore per me è giusto, si presenta in questo modo, praticamente è un fondotinta compatto in crema che l'hanno messo dentro a un vasetto. Allora, l'odore non mi piace. Purtroppo c'è qualcosa, mi sa di strano, perché è un po' dolce, un po' fiorito, un po' aspro, insomma, non mi fa impazzire. Il packaging in sé lo trovo molto antigenico, perché essendo un vasetto ovviamente si va sempre o con le dita, col pennello, con la spugnetta e inevitabilmente i batteri che ci sono sopra queste superfici si vanno a infilare dentro al vasetto e quindi la cosa non è molto igienica. Però se lo prelevate magari con una spatolina può essere anche un buon compromesso, ecco, per non inficiare il prodotto che c'è dentro, ecco. Comunque, a parte il vasetto di cui io non sono fan assolutamente, il fondotinta secondo me è orribile, cioè veramente non riesco a farlo diventare omogeneo, cioè veramente una volta che l'ho prelevato e steso un po' sul viso, il pennello si intride di prodotto, quindi di fatto me lo sposta, cioè il prodotto sul viso viene spostato dal pennello e non aderisce. Se passo la spugnetta mi mangia tutto il prodotto e la coprenza diventa zero o quasi zero, quindi devo applicare un altro strato. Quando lo riapplico il fondotinta si sposta ancora, quindi appena vado a lavorarlo con il pennello, la spugnetta, il fondotinta sotto si sposta. Non mi dà problemi di segnare i pori, cose così, però mi segna tantissimo le zone secche, mi lucida perché rimane bagnato o quasi bagnato. Se lo voglio fissare bene con la cipria, devo fare baking, cosa che io non faccio mai perché tende a segnarmi tantissimo la pelle.
Non riesco a utilizzarlo, veramente non mi piace, su di me ha un effetto bruttissimo e non l'ho neanche pagato poco perché in realtà mi sembra di averlo pagato intorno ai 15 euro e non è pochissimo per un prodotto del genere, quindi no, bocciato, non mi piace, non ve lo consiglio, nemmeno se lo trovate in super saldo perché secondo me è un fondotinta che non può andare bene, cioè un fondotinta che non si attacca alla pelle o che comunque rimane completamente bagnato anche se lo fissate con la cipria. Secondo me non va bene, non è un fondotinta valido, almeno su di me per quello che ho provato io. Poi, andando avanti con i prodotti per la base, vi voglio parlare della cipria. La cipria della Magical Holiday, sempre di Kiko, la Matte Powder nel colore 02 beige. Io ho questo colore qua, scusate se sei un po' sbriciolata. Allora, questa è la cipria. L'ho usata abbastanza, non ha fatto la conca però perché è bombata, però insomma l'ho usata abbastanza per provarla. Allora, una ragazza mi ha anche chiesto in direct, Elisa in particolare, ti mando un bacio se mi stai guardando. Ciao Elisa, mi ha chiesto cosa ne pensassi perché era un po' curiosa visto che l'avevo mostrata nelle mie storie. Allora, l'odore è nel senso che non ha il classico profumo delle polveri Kiko. Questa è una polvere cotta, quindi è molto sottile, molto setosa. Mi è piaciuta perché è una cipria impalpabile, cioè non veramente sembra di non mettere nulla una volta che si stende sul viso. Non è tanto opacizzante, vi dico la verità, per cui la definirei più una polvere semi matte più che matte. Però in generale se avete un fondotinta che già da solo si setta bene ed è molto opacizzante, anche se avete la pelle grassa può andare bene. Altrimenti per le pelli normali, normali secche, secondo me va benissimo per fissare il fondotinta, perché è molto sottile, molto leggera, non fa strato, anche se è compatta, non fa strato, non dà problemi, ha anche lo specchietto, quindi volendo anche per i ritocchi durante la giornata si può portare in giro. Il packaging è bellissimo, un po' troppo grosso per i miei gusti, nel senso che è un po' ingombrante, però nel complesso la qualità della polvere è veramente ottima. Ripeto, non è molto opacizzante, però secondo me per una pelle normale, normale secca, anche mista potrebbe anche andare bene. Su una pelle grassa, infatti io l'ho utilizzata più che altro per settare le zone ampie del viso, quindi le guance, queste zone qua che non tendono a lucidarmisi molto. L'ho provata anche su tutto il viso per opacizzare, però devo dire che ho ciprie più opacizzanti, quindi questa mi piace per le zone delle guance dove tendo anche a essere un po' più secca, quindi mi piace molto appunto per queste zone. Per la zona T per me non va perché è troppo poco opacizzante. Poi andiamo avanti, passiamo sempre prodotti viso, ma passiamo alle polveri, quindi i blush, le terre, eccetera. Allora, blush promossi a pieni voti i blush della Sicilian Notes di Kiko. Io ne ho tre, sono tutti bellissimi. Allora, ho il numero 01 Taormina Coast, se vi farò qualche swatch. Questo è il blush Taormina Coast, è un color biscotto chiaro, bellissimo. Questi blush sono leggermente satinati. Bellissimo questo. Anche un buonissimo profumo, un buon profumo agrumato, veramente buono. Poi 03 Panarea Mauve, che è questo. Bellissimo anche questo blush. Questo è proprio un rosa malva, anche qui satinato. Questo è il colore. Bellissimo anche questo, danno un effetto salute, guancia molto, non so, satinata, è proprio un effetto bellissimo. E l'ultimo, che è forse quello un po' più difficile da usare, che si chiama 04 Hegady Wine, perché è un color sangria, quindi ne va usato veramente, veramente poco. Vedete? È molto intenso. E tutti sono leggermente riflessati, proprio leggermente iridescenti. Non ci sono brillantini e sono tutti blush cotti. Mi piacciono tantissimo anche i packaging perché sono piccoli e si possono tranquillamente portare in borsa anche perché hanno lo specchio.
quindi sono molto molto comodi anche da portare in giro. Quindi promossi a pieni voti questi blush, sono molto durevoli, sono molto belli da vedere sul viso, non enfatizzano per niente pori, pellicine, cose varie e sono bellissimi, danno proprio un effetto salute, bellissimo, stupendo da vedere. Poi altri blush promossi che ho da poco, ma ho avuto modo di testarli, quindi sono abbastanza sicura nel dirvi quello che vi sto dicendo, sono i blush della Magical Holiday, sempre blush cotti, sono Radiant Blush e io ne ho due, 01 Morning Star Biscuit, che è quello che indosso anche oggi, che è questo color biscotto, questi sono molto più grandi e sono leggermente più riflessati. Vedete che sono più riflessati rispetto agli altri, cioè questo è più brillante rispetto agli altri tre, però come vedete non è un effetto brillantato sulla guancia, quindi è comunque un effetto elegante. E l'altro è lo 03 Perfect Rose. Questo è bellissimo, ragazze. Questo è veramente bello. Adesso vi mostro il colore. È proprio un rosa questo, ma devo dire che erano anni che non acquistavo un blush rosa così e non mi dispiace per niente, molto carino. Anche qua durata ottima, bellissimo effetto, veramente stupendi. Li ho pagati, non ricordo più se 16 oppure un po' meno l'uno, non ricordo se l'ho presi con una promozione o no, insomma comunque sono blush, sono tutti prodotti di fascia sotto i 20 euro. Sicuramente li trovate sotto i 20 euro. Poi, ultimo prodotto di Kiko da viso che vi mostro è questa terra. Questo è il Sicilian Notes Baked Bronzer, numero 02 Bronze Melange. Anche qui, in tanti mi avete chiesto che cosa ne penso. Allora, questo è sicuramente un bronzer aranciato, quindi non è un bronzer per chi ama le terre neutro fredde. Eccolo qua, ve ne ho messo tantissimo per farvelo vedere. Anche qui è una polvere cotta e leggermente iridescente, ma questo sul viso poi di fatto risulta opaco. Quindi se temete l'effetto terra degli anni 80, non preoccupatevi perché non ci sono brillantini, non ci sono particelle strane, è semplicemente leggermente iridescente e comunque questa cosa non si vede poi sul viso. Anche qui il profumo è molto buono, dura tantissimo nelle ore, dà un bel effetto guancia sana, leggermente abbronzata. È un bronzer caldo a base aranciata, quindi se non vi piacciono questi tipi di polvere, non lo comprate perché se cercate una terra neutro fredda non è questa. Va molto bene secondo me verso la primavera estate per dare un effetto baciata dal sole e in generale è un prodotto che a me è piaciuto molto anche l'inverno, anche adesso e penso che lo utilizzerò ancora di più quest'estate. Poi, unico prodotto di Wycon che ho per il viso è questo blush. Questo è un blush dell'edizione, diciamo, permanente, si chiama Quick Blush nel colore. Oddio, non c'è scritto da nessuna parte. Ah sì, 06. Il colore 06, che è un rosa mauve un po' polveroso, molto bello, anche qua, colore stupendo, matte, a base leggermente più fredda rispetto agli altri blush che vi ho mostrato. Ha con una base, non so, grigio rosa, però non è un blush che ingrigisce sul viso, assolutamente, a meno che non abbiate la carnagione molto scura, allora sì, questo tipo di colore ingrigisce, ma sulle carnagioni chiare o chiarissime è molto bello, molto elegante. È un colore che va bene, secondo me, un po' per tutti i trucchi. Se usate colori molto caldi sugli occhi, magari no, però in generale può essere un bellissimo blush da tutti i giorni. È molto facile, molto veloce da usare, è abbastanza pigmentato, ma non troppo da essere difficilmente sfumabile. È veramente un ottimo prodotto. Polverosità praticamente zero, cioè io non lo trovo per niente polveroso, molto molto valido e è molto piccolo, quindi se volete metterlo in pochette o avete una pochette da, non so, vacanze, uscite, lavoro, eccetera, secondo me è un prodotto molto carino da mettere anche in pochette, molto piccolo, leggero, compatto. Poi
Con il viso abbiamo finito, passiamo agli occhi. L'unico prodotto per occhi che vi voglio mostrare è una palette che mi è stata regalata per Natale ed sto parlando della Revolution Pro New Neutral Luxe Shadow Palette. Mi incespico sempre quando devo dire questi nomi. Allora, questa palette è famosissima perché viene data come dupe della palette di Huda Beauty, la New Neutral, e questi sono i colori. Allora, devo essere sincera, ancora non ho usato i glitter pressati, quindi questi due colori qua non li ho toccati, non li ho usati, li ho solo swatchati per vedere i riflessi e sono un po' tanto grossi, nel senso che sono proprio glitter pressati, mi incespico. Sono proprio glitter pressati e quindi vanno usati assolutamente con una base per glitter sotto, anche perché non hanno base colore, cioè sono solo glitter agglomerati insieme, quindi non c'è base colore sotto. Possono essere usate anche come accent su un trucco già fatto per renderlo da sera magari. Insomma, si possono usare in modi diversi. Non mi è piaciuta tantissimo la base, questa qui che si chiama proprio Based, un po' perché si riempie di ombretto, cioè dopo un po' che usate la palette il mio è già sporco, per esempio. Non so se riuscite a vederlo, ma qua è tutto sporco, cioè la cialda è tutta sporca, no, il che non mi fa impazzire ovviamente. Gli opachi sono invece molto validi, mi piacciono tutti tantissimo. Tutti questi opachi, anche i chiari, sono comunque diversi sulla palpebra, non sono tutti uguali. Molto belli gli shimmer. Diciamo che l'unico che non mi fa impazzire mi sembra che sia questo, se non ricordo male. Sì, perché è un agglomerato di brillantini. Questo colore qua, Jazz It Up, questo è un po' troppo brillantinato per i miei gusti, cioè ha poca base pigmento e ha tanti glitterini sparsi. Però a parte questo, che insomma non è male, semplicemente non mi fa impazzire, gli altri mi piacciono tutti tantissimo. È una bella palette dai toni mauve, chiari, rosati, non c'è nessun colore scurissimo a parte questo che mi sembra si chiami Majestic, esatto, questo qui. Io l'ho usata spesso insieme a un'altra palette con qualche colore più profondo, con qualche nero, con qualche marrone, perché in sé per sé è una palette molto chiara, molto eterea per chi ama fare look appunto chiari, soft, molto magari sfumati sugli occhi, molto semplici, perché appunto ha questi colori abbastanza chiari che non danno abbastanza profondità per i miei gusti. Però insomma è un'ottima palette, mi è piaciuta tantissimo. È stato un regalo graditissimo e niente, ve la consiglio, un'ottima palette, a parte appunto per questi due ombretti un po' che secondo me hanno qualche difetto che ci sono all'interno. È una palette veramente validissima. Poi procediamo e adesso andiamo alle labbra. Anche per le labbra ho comprato tantissime cose, in particolare tantissime cose di Kiko. Allora, vi devo assolutamente parlare prima di tutto di questi rossetti in stilo. Questi sono i Pop Revolution Lip Stilo. Le faccio vedere bene. Eccolo qua. E sono rossetti appunto in stilo così. Allora, sono tra i miei rossetti preferiti dell'ultimo periodo perché li trovo molto cremosi, molto morbidi, ma non tanto da sbavare. Io ho le labbra molto secche sempre e questi sono tra i pochi rossetti che porto in modo confortevole per tutto il giorno. Vi faccio vedere i colori. Allora, ho preso lo 01, che in realtà è l'ultimo che mi è entrato perché l'ho comprato recentemente con gli anticipi dei saldi. Questo è lo 01, un color nude caldo, molto bello, elegante, facilissimo da portare. Poi lo 03 che si chiama, ah scusate, lo 01 si chiama Beige Peach e lo 03 invece che si chiama Rosy Mauve, che secondo me di mauve ha ben poco in realtà perché è un rosso con un po' di, scusate, è un rosa con un po' di rosso all'interno, quindi è un rosa piuttosto acceso, è tipo un color corallo un po' desaturato, quindi non è proprio mauve, e il numero 08 che è il colore Brown Burgundy, quindi un color sangria, un color borgogna,
Questo è un colore molto bello. Sono tutti colori bellissimi, a dir la verità. Anche il profumo è buono. Sono tutti colori molto belli. Diciamo che il più particolare è sicuramente lo 03 e il più naturale, ovviamente, quello più facile da portare è lo 01, ma anche lo 08 ha il suo perché. Con qualche look magari più semplice, naturale sugli occhi, questo tipo di colore è molto bello. L'ho usato tantissimo quest'autunno. Infatti è stato il primo colore che ho comprato, lo 08, e poi ho comprato lo 03 e lo 01. Ve li consiglio tantissimo, sono degli ottimi prodotti, sono anche facili da portare in giro perché essendo in stick, li aprite, li ritoccate, li buttate in borsa, siete a posto. Veramente ottimi prodotti, hanno un rapporto qualità-prezzo secondo me ottimo e soprattutto non vanno a seccare ulteriormente le labbra. Ovviamente non li porto se non ho le labbra abbastanza idratate di partenza, ma mi sembra anche normale. Se ho le labbra secche non vado a mettere un rossetto, anche se cremoso, vado a mettere magari un gloss o un burro cacao colorato, qualcosa di più semplice da portare, perché se avete le labbra già secche di partenza, ovviamente vi terranno le labbra dopo un po'. Invece, se magari avete le labbra già abbastanza idratate di vostro, però tendete ad averle secche, possono essere degli ottimi prodotti. Poi, sempre di Kiko, ho tre rossetti della collezione Magical Holiday. Allora, di questi vi ho già parlato, forse, non mi ricordo se in un video o in una Instagram story. Ne ho tre. Due cremosi e uno opaco. Allora, partiamo da quello opaco, che è sicuramente uno di quelli che preferisco. Questo è il colore, un bel rosso, numero 06. Vi faccio vedere il colore. È un bellissimo rosso porpora intenso. Questo è veramente un bel colore. L'unica cosa che mi fa impazzire è l'odore. Perché questo ha un odore diverso rispetto agli altri, questo sa di cioccolato, vaniglia, gli altri hanno un odore tipo fruttato che non mi piace. Allora, il rossetto, questo qui della collezione Magical Holiday, ma matte, è molto valido. È un rossetto molto vellutante sulle labbra, io lo uso solo quando ho le labbra molto idratate e me la sento di portare un rossetto matte, ma quelle poche volte che l'ho usato mi sono trovata benissimo. Non mi ha fatto l'effetto di labbra raggrinzite, non mi ha fatto l'effetto sbavatura, quindi non se n'è andato in giro, non si è infilato nelle pieghette, è rimasto perfetto là. A un certo punto è diventato anche no transfer, perché dopo tante ore, se portate rossetti matte, tendono a non trasferire più. Ovviamente se baciate, mangiate, eccetera, stampano, però se vi toccate per sbaglio oppure vi tamponate il dito sulle labbra per sentire magari se le labbra sono secche, a volte io lo faccio, non trasferisce più. Quindi anche da questo punto di vista è molto valido. Ha retto anche ad un leggero pasto, nel senso che ho fatto merenda una volta ed è rimasto intatto. È un ottimo rossetto, insomma, mi piace tantissimo. Io non pretendo una grande durata dai rossetti, nel senso che dopo che mi durano 4-5 ore, per me sono long lasting, ecco. Io non sono una patita del rossetto che deve durare 10 ore a tutti i costi, anche perché avendo le labbra molto secche, dopo un po' mi comincia a tirare tutto e voglio togliermi il rossetto il prima possibile. Non mi è successo con questo rossetto qui, nel senso che non mi ha fatto venire voglia di strapparmi le labbra, il che è notevole per un rossetto matte di questa portata. L'unico neo è che la texture è un po' spessa, cioè è un po' pastosino come rossetto, va applicato con un po' di cautela. Secondo me è ottimo da applicare con i pennellini da labbra, perché dallo stick forse tende a rilasciare un po' troppo prodotto, però in generale è un ottimo rossetto, veramente ottimo rapporto qualità-prezzo. I due invece rossetti cremosi sono il numero 02, che è questo, e il numero, scusate un secondo, il numero 03. Allora, ve li faccio vedere da vicino. Sembrano uguali, ma non sono, vi garantisco. Allora, il numero 02 è questo qui. Anche qui un bel rosa un po' coralloso. E il numero 03 invece è un po' più marrone, marroncino biscotto, un nude caldo, diciamo, caramello, tipo col caramello. Allora, questi rossetti, a parte l'odore che non mi piace, cioè è proprio un odore fruttato, un po' dolce che non mi fa impazzire, li trovo un po'
pastosi. Per essere dei rossetti cremosi, stendendoli li sento pastosi. Sulle labbra avverto la texture, cosa che di solito non mi piace molto, perché durante le ore mi sembra di avere una pappetta sulle labbra, cioè all'inizio non mi danno problemi, poi durante le ore mi sento un po' questa pappetta un po' fastidiosa sulle labbra. Non che facciano l'effetto visivo di pappetta, quindi di questa cosa un po' brutta e mobile sulle labbra, dopo un po' si fissano e tendono anche ad asciugarsi parecchio, però non seccano le labbra, questo mi sento di dirvelo, non seccano particolarmente e l'unico neo appunto è che li sento un po' pastosi sulle labbra, non che facciano brutti effetti visivamente, non che sbordino, sbavino, eccetera, però li sento e la cosa non mi fa impazzire, non sono tra i miei rossetti preferiti in assoluto di Kiko. Secondo me non sono all'altezza dei molto più famosi rossetti, quelli della collezione permanente, gli Smart, no, mi sono sbagliata, i Gossamer, quelli sono veramente ottimi. Questi sono comunque dei buoni rossetti, però secondo me Kiko ha fatto uscire dei prodotti più validi in altre collezioni. Quindi se dovessi consigliarvi qualche rossetto sarebbero sicuramente gli Stilo, sicuramente questi ve li consiglio tutti perché sono bellissimi. A me ne manca solo uno in realtà, mi manca solo il numero 4, credo. E che è un rosso, ma non lo prenderò perché i rossi tendo a portarli poco e se li porto ho i miei preferiti in altri formati, quindi non in stilo. E se vi dovessi consigliare un rossetto, sicuramente sarebbe questo della collezione Magical Holiday Matte. Questi potrebbero piacervi, però appunto su di me danno questo effetto un po' spesso sulle labbra che non mi fa impazzire. Mi piacciono molto i colori, li trovo molto originali, molto belli, anche il rosso è bellissimo, ma soprattutto questi colori li trovo molto originali, soprattutto il rosa che è il numero 02. Sì, il numero 02 è molto bello, però appunto danno questo leggero fastidio sulle labbra che non me li fa amare completamente. Terminiamo questo video con un rossetto che ho visto nel video di Giulia Cova, che è strano, nel video dei top dell'anno, e l'ho comprato subito. E sto parlando del Velvet. No, scusate, non riesco a leggere. Non c'è scritto. Non c'è scritto che rossetto è? Bello. Si chiama Velvet, ma non so come si chiami la linea. Comunque è di Revolution Pro ed è la stessa linea di questa in realtà, quindi credo che siano i Lux, non so come si chiamino. Ragazzi, vi metto nell'info box il nome perché veramente non so il nome di questa linea. Comunque il rossetto si chiama Velvet ed è un nude malva, bellissimo. Questo è un rossetto matte vellutato. Eccolo qua, è questo rosa qui malvato. È più sottile di quello di Kiko, per quello vi dico che questo qua tende ad essere un po' spesso. Questo è molto più sottile. L'effetto sulle labbra è anche qua abbastanza vellutante. Se avete le crepe, ovviamente, o comunque i tagli, si vedrà. Però se avete le labbra piuttosto idratate, tende a levigare un po'. È molto molto long lasting, va benissimo come rossetto nude, un po' da tutti i giorni o quando magari avete un look bello intenso sugli occhi. Non regge ai pasti, questo veramente va via subito se mangiate, però in generale è una buona tenuta se invece bevete solo oppure non mangiate e non bevete, magari parlate, ha una buona tenuta. Mi piace tantissimo questo rossetto, mi piacerebbe ordinarne un altro, ma sono disponibili solo sul sito di Maki Beauty e sul sito di Revolution, e quindi mi toccherebbe comunque spendere per le spese di spedizione, quindi fino a che non arrivo a 3-4 cose che mi interessano da comprare su questi siti non ne acquisterò un altro, però comunque ho in programma di prenderne un altro perché ha una texture veramente valida, una formula veramente valida che mi piace molto, anche se io non sono una patita dei rossetti matte, devo dire. Però in generale questo mi piace molto. Allora, io ho terminato. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato in qualche modo utile o anche solo di compagnia. Fatemi sapere se avete preso qualcosa con i saldi. Sarà già uscito il video dei saldi nel frattempo, di quello che io ho acquistato con i saldi. Quindi fatemi sapere anche lì cosa ne pensate, cosa vi incuriosisce di più. Ogni volta che devo dire questa parola, incuriosisce, mi impappino. Comunque, a presto.
parte questo, fatemi sapere appunto cosa ne pensate, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!